abbiamo due partite sulla carta, prima della fine del giro di andata, sulla carta sono 6 punti e cerchiamo di fare il meglio possibile, sia domani sia il 26-27. Abbiamo due impegni molto importanti, sono due squadre costruite per vincere direttamente, però noi stiamo bene e cerchiamo di mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. E con la Triestina dobbiamo avere la forza di fare noi la partita, perché è una squadra a cui piace giocare molto, e quindi di solito le squadre così come Vicenza, Triestina, a differenza del Pordenone, sono squadre che giocano molto a calcio e dobbiamo far rigore noi, dobbiamo giocare una buona gara noi dal punto di vista del possesso palla. Ma intanto i miglioramenti non ci sono dal punto di vista del gioco, ma ci vogliono anche dal punto di vista dei risultati, perché poi l'essenza del calcio è vincere o perdere, soprattutto vincere. E quello che conta poi è fare punti e cercare di raggiungere traguardi importanti. E per farli bisogna appunto vincere le partite. Quindi le prestazioni lasciano il tempo che trovano se non sono correlate dai risultati. Io voglio un'ulteriore crescita della squadra. Voglio che quello che facciamo in allenamento, i progressi che ci sono, siano sotto tutti i punti di vista, perché poi noi siamo abituati a parlare sempre dal punto di vista tecnico-tattico, ma poi c'è anche dal punto di vista fisico, e credo che sia sotto gli occhi di tutti, e c'è anche un progresso dal punto di vista della personalità, motivazionale, dal punto di vista mentale, essere consapevoli di essere una buona squadra. Io credo che sia il Teramo sia la Triestina, io intanto ci tengo a precisare che Speranza è un calciatore che io stimo molto sia come persona che come calciatore, e mi dispiace che sta fuori, però credo che la squadra abbia la possibilità di in questo momento di sopperire all'assenza di Speranza, così come la Triestina ha la possibilità di sopperire all'assenza di Granoscevo.